la Scram 411, Royal Enfield mette su strada una Himalaya modificata come una Scrambler per meno di 5.000 euro. Marcus e Dietmar hanno verificato dove si trovano le differenze tra lo Scram 411 e l'Himalaya e come si confronta il nuovo Scram 411. Prima sorpresa positiva, lo Scram 411 ha un bel aspetto, proprio come lo è al 2 Rad Stadie, il nostro concessionario Royal Enfield a Pinneberg. A causa del parabrezza mancante, della ruota anteriore da 19 pollici e delle gomme grossolane di Cheat, una moto adventure diventa effettivamente una scrambler molto rapidamente, almeno visivamente. Altre differenze rispetto all'Himalaya includono un abitacolo leggermente diverso e una corsa delle sospensioni, leggermente accorciata. Tutto il resto è come l'Himalaya, ma lo Scram 411 deve fare a meno del pratico portapacchi. Invece, ci sono robuste maniglie per il passeggero anteriore, a cui è ovviamente possibile attaccare anche un rotolo di bagagli. La Royal Enfield Scram 411 è disponibile in 5 colori. Avevamo la versione bianco-rossa molto bella disponibile per i test. Sono disponibili anche in nero-argento e in 3 tonalità di grigio. Indipendentemente dalla combinazione di colori scelta, lo Scram 411 ha sempre un bell'aspetto. Le versioni grigie costano un ragionevole 4.990 euro, le varianti bicolore sono disponibili per 5.190 euro. Il test del sedile ricorda l'Himalaya. Ti siedi in posizione eretta e ti godi un normale angolo del ginocchio nonostante un'altezza del sedile piuttosto bassa di 795 mm. Anche le persone più piccole possono facilmente mettere le gambe a terra e anche il passeggero anteriore ha abbastanza spazio. Mongolia. Arriviamo. La vista frontale è un po' diversa rispetto all'Himalaya, perché l'abitacolo è più piccolo e manca il parabrezza. Tipico scramber, ben ridotto. Il cockpit dello Scram 411 è costituito da un tachimetro analogico più un display LC con indicatore di marcia e livello carburante, nonché da un piccolo computer di bordo più il pratico display di navigazione che già conosciamo dal Meteor. Per navigare, hai bisogno di un'app sul tuo smartphone, il display è limitato a frecce che ti mostrano la direzione. Semplice, ma ben fatto, che si potrebbe dire anche dell'intera moto. A parte un ABS a 2 canali di Bosch, lo Scram 411 non ha molto altro da offrire. Con 24 cavalli vapore, tuttavia, sorge anche la domanda sul perché avresti bisogno del controllo di trazione, ad esempio. Modalità di guida. Controllo dell'impennata. Lo Scram Driver ride di questo, non abbiamo bisogno di nulla. Ma allora avremmo trovato lo stand principale dell'Himalaya, che risiedato allo Scram. Ok, anche un cavalletto centrale non appartiene a una Scrambler e risparmi anche qualche chilo di peso, ma è comunque un peccato. Ci piace il suono dello Scram 411. Bel suono basso e tipico monocilindrico che suona come più di quello che è in realtà. Perché lo Scram 411 ha una cilindrata di, sorpresa, 411 cm3 e anche solo 24 cavalli vapore o 32 nanometri di coppia a 4500 giri barra min. La velocità massima è data a 127 km orari. Questi sono valori che sono solo appena sopra i livelli 125. Poiché lo Scram pesa 194 kg pronto per la guida, le prestazioni sono di conseguenza scarse. Le manovre di sorpasso sono spesso pensate due volte qui e con passeggeri e bagagli non lo fai comunque. È meglio usare la scia del camion e planare dietro di esso. Seriamente, certo, lo Scram 411 non tira fuori alberi, è molto lento. Questo era già il caso dell'Himalaya, e ci ha dato fastidio? No. Lo sai comunque prima di iniziare a guidare e quindi non hai aspettative in questo senso, quindi non rimarrai deluso. Al contrario, è più probabile che ti piaccia la zona, il vento fresco intorno al naso e l'odore dell'erba appena falciata. Se guidi verso la persona amata, puoi persino scegliere rapidamente un mazzo di fiori, anche durante la guida. Quale pilota Ducati può dirlo? Puoi anche darti la solita prova di freni, telaio, eccetera. Qui. Tutto funziona, si guida comodamente e basta.
dove altre persone sono felici dei record sul giro grazie a Quick Shifter, noi siamo felici di una luce di emergenza standard. Il Royal Enfield Scram 411 è la riduzione personificata nella sua forma più pura. Nulla di questa moto è superfluo, quasi nulla può rompersi ed è economico da acquistare e mantenere. Consuma solo 3 litri per 100 km barra H, quindi fai rifornimento solo un po' ogni 3 settimane. Non puoi essere più decelerato di così, e nonostante questo, o forse proprio per questo, questa macchina è incredibilmente divertente. In gelateria non devi vergognarti, perché lo Scram 411 sembra scandalosamente buono e tutti lo trovano almeno simpatico. Perfetto anche come seconda macchina.